Ciao e bentornati su un nuovo video di Emilia Bibbia. Come vedete il menù del giorno prevede, questa volta il menù del giorno prevede la recensione di un altro BF single coil da Flevo. Stiamo parlando del DOT RDA. I voti sono più che buoni e come sempre dunque beccatevi il video. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Prove di nuova location, Totti ci ha sfrattato, siamo dovuti entrare abusivamente in casa di qualcuno. Totti va per funghi, chissà quali funghi troverà. Fungo di Rattotti è un fungo strano. Manite. Va bene, allora, prova di location nuova e niente, questa settimana DOT 22 single coil, dripperino BF di DOT Model, niente male, cioè, vediamolo. Ciao, a dopo. DOT 22 single coil, classica scatolina di cartone DOT Mod con logo DOT Mod in oro. Girando sempre il solito adesivo DOT Mod con il warning che ci dice che insomma dobbiamo buildare non più bassi di 0,1, non più alti di 3 ohm. Contenuto del kit, marchi, codice a barre, guardiamo il contenuto della scatola. Nella scatolina troviamo una punta da 3 mm su cui wrapperemo le nostre coil, un cacciavitino a brugola che ci servirà per le viti dei posti per montare e smontare il pin BF. Questo atomizzatore fortunatamente ti dà l'attrezzo per montare e smontare il pin BF, questo aggeggino qui che serve, poi vedremo, per piegare le gambe delle coil e per tagliarle a misura, un cap sostitutivo in frosted col drip tip, in questo caso Ultem, ho scambiato i drip tip, poi vi facciamo vedere, la classica fialetta DOT Mod contenente i grani di ricambio, gli o-ring dell'atomizzatore e due coil con le gambette già piegate e, come sempre, fortunatamente, nella confezione troviamo anche l'atomizzatore. Atom da 22 mm, stiamo parlando di un single coil da Flevo, alto 16.5 mm alla base del zip e alto 22.5 mm alla sommità del tip. Come vedete ci siamo comprati la versione nera, guardando il sito del produttore che come tutti sapete www.dotmod.com, poi andate in RDA e trovate l'atomizzatore, esiste anche la versione blu, rossa e la versione gold. Cap in alluminio anodizzato con qua marchiatura DOT Mod in oro, inutile stare lì a dire che la solita marchiatura DOT Mod, bella, elegante, fatta bene, perfetta. Come dici te, sempre è una marchiatura molto difficile da confondere, un po' effeminata, un po', però uno vede un prodotto DOT Mod, lo riconosce subito. 22 mm alla base, poi qua si stringe leggermente, qua si allarga quasi a 24 mm, per poi restringersi con questa gradevole forma a scalini, molto bassi di spessore. Qua sopra troviamo un drip tip 510 che un po' riprende con questo svaso centrale la forma dell'atomizzatore, drip tip molto comodo. Quando poi noi monteremo l'anello estetico in Ultem, ok, vedremo che l'atomizzatore diventerà da 24 qua e da 24 qua, avendo appunto un po' la pancia interna. Se noi montiamo l'anello estetico in Ultem, avremo poi la possibilità di matchare l'anello estetico in Ultem con l'altro drip tip in Ultem che è presente sul cap frosted. Poi nell'atomizzatore vediamo due prese d'aria abbastanza grandi da 5x2 mm contrapposte, una da una parte e una dall'altro lato del cap. Girando l'atomizzatore vediamo la parte sotto di un deck tutto placcato d'oro. Marchiatura DOT Mod, simbolo CE, smaltimento, sotto ancora DOT Mod con il seriale. Pin bottom feeder non molto sporgente, ma sporge quel che basta, filetto perfettamente eseguito, anche questo è placcato d'oro, io preferirei sempre filetti non placcati, comunque sia, questo è e questo ce lo teniamo. Caratteristica della parte inferiore dell'atomizzatore, qua non so se si vede, questo scalino, in pratica la parte dell'atomizzatore che toccherà la box sarà solo il bordo esterno e qua avremo uno scalino incavato verso l'alto, qua si formerà un cuscinetto d'aria tra l'atomizzatore e la box che ci aiuterà a non trasmettere il calore, vero Sancetti? Sì, un ottimo dissipatore del calore. Un ottimo dissipatore del calore, anche questo è un particolare, studiato bene, bello. Molto bello. Atom, anche in questo caso tre pezzi, abbiamo il deck, la campana, il tip, diventano quattro con l'anello estetico. Questo è un altro atomizzatore che
porta pochi O-ring, rispettivamente due per il deck, uno per il tee. Una delle cose che mi è piaciuta molto di questo atomizzatore è la tensione degli O-ring. Anche da nuovo voi lo scapocchiate senza far fatica. Poi pensate, boh, se si scapocchia così da nuovo, poi dopo gli O-ring non tengono. E invece no, O-ring, della tensione, O-ring con la tensione perfetta sia da nuovo che durante l'utilizzo. Io ormai lo uso già da più di due settimane e gli O-ring sono veramente perfetti. Deck, come vedete, anche qua placcato d'oro con due prese d'aria che attraversano i post, un'aria molto bassa. Uno potrebbe pensare che potrebbe oversconcare, eccetera, invece l'oversconcata non è facile, non oversconcate facilmente, logico, basta se si piantate ditate infinite, oversconca, però un'aria gradevolissima, tutto aperto, molto gradevole, diciamo che è più aperto, se volete un paragone, è più aperto di Adali, è più aperto di Citadel, è più aperto di BTD. Comunque per chi vuole un'ariosità leggermente maggiore c'è questo atomizzatore che comunque ha un'aria gradevolissima, non fischia, non è turbolenta, è un'aria gradevole leggermente... Forse assomiglia al Flave. Un po' più chiuso forse del The Flave, il The Flave era veramente aperto. Sì, una via di mezzo tra il BTD, l'Adali e il The Flave. Come abbiamo detto, nella confezione trovate due campane, una in alluminio anodizzato e una frosted. L'interno della campana non abbiamo una stondatura nella parte finale, abbiamo un mezzo cono, una conicità che si conclude con il drip tip, due drip tip 510 tenuti ognuno da un O-ring con foro da 5 mm. Conicità nella parte alta servirà per l'aroma, abbiamo già detto insomma l'importante è come l'aria colpisce la coil più che la conicità, ma poi dopo se la conicità c'è di certo male non fa. Importante che in entrambe le campane c'è un buon isolamento termico, a meno che non ci piantate 50 tiri in stecca, l'Atom non è uno di quegli Atom che scalda tanto, sia col cap in alluminio e soprattutto col cap frosted. Deck single coil da flavor completamente gold plated. Ancora una volta DotMod ha un uso dell'oro, della placcatura in oro estremamente curato, è un deck bello da vedere. Doppia marchiatura DotMod qua sui post, doppia vite per serraggio delle gambe con la brugola, la stessa brugola che userete per montare e smontare il PMDF la userete per stringere i post, qua dima per il posizionamento della coil. Ecco, una particolarità di questo deck è che praticamente le gambette delle coil si infilano qua e qua. Solitamente negli atomizzatori le gambe delle coil si scaricano fuori dai post, in questo caso le gambe corrono il rischio di andare a toccare il post. Io all'inizio mi sono detto, beh vabbè, ma se faccio la gamba lunga poi dopo qua dal positivo mi tocca qua il negativo e faccio corto. Per come è fatto questo atomizzatore c'è qua un isolatore che protegge la sponda qua del negativo, l'esterno del coil, dunque anche se voi farete una gamba un po' più lunga che si infila qua e tenderà ad andare a toccare qua l'esterno dell'atomizzatore, qua abbiamo l'isolatore che protegge dal cortocircuito. Aria che attraversa i post qua con una inclinazione verso il basso, qua adesso non so se si vede, e insomma anche il deck è fatto abbastanza bene, vero Sancetti? Bello pulito. Bello pulito, secondo me è fatto bene. Particolarità di questo atomizzatore è che solitamente il pin, il polo negativo è solidale col deck, cioè di solito il deck, dal deck sporge il polo positivo che è un tutt'uno col deck. In questo atomizzatore se togliete il pin BF vi salta via chiaramente il positivo con l'isolatore del positivo, ma come vedete anche il negativo. E allora uno dice, adesso qua come ricomincio a montarlo? Qua non so se si vede, c'è un piccolo incavo qua sul fondo del deck. E se voi prendete il negativo, vedete che qui c'è una piccola bogna che sporge dal negativo. E voi per rimontare il tutto dovrete cominciare da lì, cioè monterete il negativo qua, ecco così si è incastrato, e quel piccolo incolo in cui si incastra la bogna servirà poi dopo per montarci il positivo qua, ok, con il suo isolatore, il positivo qua così, che culo ce l'ho fatta, e servirà poi dopo quando voi avviterete il pin BF per non far girare il tutto, cioè è quel piccolo cosino lì che poi rende tutto stabile nel momento in cui voi avvitate. E qua
l'isolatore che protegge la sponda esterna qua del deck eventualmente da gambe tagliate un po' troppo lunghe. Dico la verità, forse per la conduttività dell'atomizzatore un posto negativo, solidale col deck forse meglio, ma insomma hanno voluto fare un qualcosa di diverso e l'hanno fatto in stile dot mod, tutto precisino, tutto studiato bene. E adesso andiamo a vedere come utilizzare questo benedetto attrezzo. Oh, premetto col dire che uno potrebbe anche non servirsi di questo coso qua, cioè mettere la coil qua, a filo qua, usare le dime per il posizionamento e tirarla un po' su della misura giusta, però insomma, dato che mettono sto lavoro qua nella scatolina, vediamo come usarlo. Nella confezione vi danno già due fuse su punta da 3, usiamo una di quelle per farvi capire l'attrezzino come si usa. Voi trappate la vostra coil, avrete le due gambette che vanno nella stessa direzione, la infilate qui dentro, cinchianate la punta da 3 in mezzo e poi questo aggeggino qua servirà per dare questa piega alle gambe della coil, cioè quella pieghina ad allargarsi delle due gambe della coil, e poi servirà poi per tagliare le gambe della coil a misura. Non è una cosa stupida. No, non è una cosa stupida. E se... perché non avendo la possibilità di avere la fuga esterna, no. Quindi... ma poi Sancio, io ti dico un lavoro, queste qua sono piccole comodità, guarda che adesso in America escono già degli aggeggini che ti danno tutte le misure delle gambe delle coil, e sono piccole comodità che ormai gli atomizzatori dovrebbero avere. Questo ce l'ha perché i post sono un po' strani, ma indipendentemente anche un deck postless dovrebbero dare un aggeggino di plastica che ti dice le gambe vanno tagliate così. Il produttore che comunque l'ha utilizzato per testarlo ti sa dire dove l'altezza corretta delle coil. L'abbiamo buildato usando la coil in dotazione, il cotone bello stretto dentro la coil, lo sfrangiate un po' i lati, lo mettete nelle vasche del liquido senza compattarlo troppo. In questo caso non c'è problema che col cotone andate a coprire l'aria, perché l'aria è qua e qua ed è sopraelevata. Considerazioni finali: è un gran bel atomizzatore, soprattutto con un prezzo accessibile, qua 50-60 euro ve lo comprate. Come vi ho detto prima, per chi vuole un tiro un po' più arioso rispetto ad Alicita e delle BTD, come aroma è un buon atomizzatore. Il problema è che la settimana scorsa abbiamo fatto il BTD e qua le cose si complicano un po'. È che quell'altro secondo noi è veramente fuori scala. Qua rientriamo in una piacevole normalità di un aroma più che soddisfacente. Non scalda, non schizza, ci potete drippare, non schizza più di tanto. L'aria gradevole, non turbolenta, curato nei minimi dettagli, placatura impeccabile. Ragazzi, 50-60 euro per un atomizzatore con delle finiture della Madonna. Un atom curato che secondo noi vale il prezzo che... Certo. Ok, vale Sancetti? Sì, sì. Bene, la recensione l'hanno vista, qua è già Dripaloschi? Sì. Ah sì, l'abbiamo messa sulla boxettina di Dot Mod. La sua, insomma, quella, la Squonk, ci sta da Dio, anche perché poi voi avvitando l'atomizzatore avrete il logo qua dalla parte del tasto, il logo qua. Insomma, per chi ha già la boxettina Squonk di Dot Mod è una bella copiata. Sì, sì. Ok. Sì, poi come dicevamo, insomma, per il prezzo che ha, direi che è un ottimo. Sì, cioè non è una cinesata da 30 euro, spendete qualcosina in più. No, le finiture fatte bene. Sì, come diceva giustamente il Sancio prima, forse un po' umoroso. Un pochino, ma dipende con quanta forza tirate. Cioè c'è un momento, una forza che fa venire fuori un sibilino. Cioè, sì, forse noi che veniamo dal cloud siamo più abituati a fare con foga, magari uno che tira più dolcemente, cambia proprio in base alla forza. Proprio piccolezza. L'atomo in definitiva è fatto bene, ha un aroma più che soddisfacente, cioè, ripeto, non è eccessivamente arioso, è fatto bene, tutto bello ordinatino, vi abbiamo fatto vedere anche il deck, tutto smontarlo, tutti i particolari per riattaccarlo bene a modo. L'aroma più esteticamente molto elegante. Sì, promosso? Sì, promosso sicuramente. Poi a me più sono rifiniti bene, rifiniti bene, più ti invogliano comunque
ad acquistarli. Insomma. Rattotti è andato a fughi, di conseguenza non si è provato. Vediamo questo stasera cosa ci porta. Vediamo, stasera muore, stasera torna con un sacco di funghi, bello orgoglioso, ne mangia tre e volti i piedi a Lucio. E così Rattotti è finito. Ciao Rattotti. Ciao Rattotti, è stato un piacere. Ho trovato dei bei funghi, sono rossi con i puntini bianchi, sono d'un buono. Ha fatto un risotto. Ha fatto il risotto subito. Vabbè, succede anche quello. E di conseguenza abbiamo fatto. Sì. Niente, allora, come sempre, invitiamo tutti a iscrivervi al canale, commentare, condividete, e niente, ci vediamo. Ciao Matteo di Swap Planet e ci vediamo la settimana prossima con un altro videozzo, ok? Qualcosa. Non l'ha visto, non l'ha visto. Vedere non vedere. Ci vediamo, adesso basta fare le merde, che sennò ci danno una botta di insulti e c'hanno ragione. Ci vediamo. Alla ciao prossima. Ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.